E ciao a tutti ragazzi, io sono sempre XRighe01 e oggi siamo al sesto episodio di Pokémon Smeraldo e andiamo subito ragazzi. Ok, dopo aver battuto la palestra ragazzi, andiamo. Signor Marino, ehi, per te partirei in ogni momento, dove siamo diretti? Andiamo a Selcepoli. Hai detto Selcepoli? Tu le ancore Peco, mio prediletto, stiamo per zappare. E andiamo ragazzi. Andiamo. Pi 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 pi
Ok. Immagini fra i visi dal capo Remo per dargli la merce debole. Ok, ragazzi. Allora. Sfidiamo questi qua. Sfidiamo tutti gli allenatori. Ah, questi no. Ok. Ah, lui. Ok. Vai. Andiamo, baby. Baby. Ok. Pumpy. Ok, Jolteon usa Quantum Shock, vai. Vediamo, vediamo. Oh, ok. Beh, un altro Quantum Shock per Jolteon. Ragazzi, un fenomeno questo Jolteon. Vai. Sandrio, vai. Sandrio, quel bellissimo patatino piccolino, ragazzi. Quantum Shock. Ok. Ok, ho messo Pidgeotto perché mi ha iniziato a usare tipo Turbo Sabbia, ste robe qua. Quindi usiamo Raffica con Pidgeot. Ok, non è manco effetto, diciamo. Bene. Allora, attacco rapido. E ciao Sandrio. Vai. Jolteon nel livello 18. Buonissimo. Ok, e questo ho fatto. Ok. Riki, ragazzi, si chiama Riki. In campo da Riki, ma che ridere. Quindi è Riki contro Riki. Oddio. Comunque Gligar. Bello Gligar. Ma Riki contro Riki, ragazzi. Ok. Ok. Proviamo l'acciaio, ragazzi. Non ho mai provato l'acciaio, quindi proviamolo. Intanto veleno uno spinaci, toglio uno di vita. Ok, all'acciaio, vediamo un po'. Ok, non gli ho fatto niente. Va benissimo, che aumenta? Difesa? L'acciaio aumenta la difesa, ragazzi. No, non lo sapevo, non lo sapevo. Bene. Perfetto. Riki Ciambellino. Riki contro Riki, ragazzi. Ok, qua sotto lo otten doppio. Ok, Riki Ciambellino nel Pokénab. Ok, qua sotto lo otten doppio, ragazzi. Vai. Andiamo. Quella sotto l'ombrellone l'avevo vista, l'avevo vista. L'avevo vista. Allora, mette Seal contro e Clicon, ok. Seal e Clicon. Bello il camaleonte. Allora, usiamo l'acciaio a lui e Tuono Shock a lui. Vediamo un po'. Ok, non mi faccio niente. Graffio, Tuono Shock, vediamo un po'. Ok, super efficace, perfetto. Cambia colore tipo elettro? Allora, siamo sempre così. All'acciaio assi... No, fallisce, ragazzi, fallisce. Vabbè, azione a Kiklon, ok. In tipo normale è diventato ora. Comunque tutti e due paralizzati, li vediamo. Grazie a Fluffy. Grandissimo Fluffy. Poi rifacciamo all'acciaio e... Buono shot. All'acciaio. Ed è morto Seal. Addio per Seal. Ok, livello 18 per Pidgeot. Fluffy non sale di livello. Quantum Shock. Ancora non è morto, ragazzi. Usa finta il nemico. Il nemico. Ok, facciamo attacco rapido e azione, vai. Ok, addio. È stato un piacere il frappiello. Perfetto. Allora, intanto qua abbiamo trovato una pozione e qua c'è un'altra lotta in doppio, quindi facciamola subito, ragazzi. Non ti sembra che un ombrellone assomiglia a un fiore gigantesco? Beh, se ci pensi è vero, ragazzi, eh. Se ci pensate è vero. Più che fiore, fungo. Un bel fungo. Fungo. Stinging. Pineco.
bene. Va benissimo. Pidgeot e Flappy. Sempre loro. Facciamo l'acciaio e tuono shock. Protezione per Pineco. Va benissimo. Vai l'acciaio. Allora, Pidgeot riusa l'acciaio. Singing, Singing se ne va a quel paese. Ok. Perfetto. Poi, turno P di Primeape. Tuono shock a Pineco. A Pineco, sì. Ok. Ora usiamo l'acciaio a Pineco e tuono shock a Primeape. Vediamo un po'. L'acciaio fallisce, va benissimo. Tuono shock a Primeape, quanto toglie? Va bene, va bene, va bene. Ma l'acciaio ha distrutto Pineco? Non me l'aspettavo. Va benissimo. Va benissimo, ragazzi. Flappy livello 21 intanto. Ok, Cascun. Va benissimo, Cascun. Tuono shock sempre a Primeape. Ora facciamo il contrario, proviamo. Proviamo a fare il contrario, quindi l'acciaio a Primeape e tuono shock a Cascun. Fallisce. Tuono shock a Cascun. Sembra shiny quel Cascun, però ok. Ho quasi distrutto. L'acciaio a Primeape, vediamo un po' se muore. Infatti è morto, quindi addio Primeape. Perfetto. E tuono shock a Cascun. Olè. Entrambi esploduti. Oh, Pidgeot livello 19, ragazzi, stanno salendo, eh? Piano piano questi bei Pokémon stanno salendo. Comunque, ragazzi, su Twitch ho iniziato Pokémon Scarlatto. Ok. Allora, siamo arrivati qui, a Porto Selcepoli, ragazzi. Qui, sì, mi ricordo che è un casino. Ciao Ricky, sono Petra di Ferugipoli. Rudy mi ha detto che stai facendo passi da giganti come allenatore. Un giorno spesso spero di poterti sconfiggere. Qui la palestra stiamo dandoci sotto con gli allenamenti. Così potremo accettare ancora la tua sfida. Mi auguro che tu ne abbia voglia quanto me. Ok. Perfetto, Petra. Oh ragazzi, ora andiamo centro Pokémon. Mi devo ricordare. Ti devo consegnare la merce Devon. Al capo remo, quindi ora lo cerchiamo subito, ragazzi. Allora, forse era qui. Uffa, avrei dovuto portare il mio Game Boy Advance per non allenarmi mentre faccio la fila. Cosa? Come vuoi? Vuoi leggere questo cartellino? Lo leggo io. Vediamo. Mi pare c'è scritto la mia vita nel mare è infinita. Sì, sono sicuro che dice così. Ok. E smetti di spingere, c'è la coda, non vedi? E là sono Stefano, come sempre sto pescando, prendile. Ok. Non mi interessa, sì, però. Ok, cosa dobbiamo fare ora? Aspettate, eh. Ok. Qui ho trovato altre sfide. Non pensavo, ragazzi, non pensavo. Ok. Signore, non mi ricordo la storia di Smeraldo, quindi la viviamo insieme proprio. Perfetto, Regirock. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia. Facciamo l'acciaio, vediamo un po'. Ok. Sassata. Benissimo. Proviamo a fare raffica, ragazzi, ora. Ok. Esplosione. Spero che Pidgeot non muore. Ok, perfetto. Tropius, cambiamo, mettiamo Parasect. Ok, quindi Parasect uccide Tropius. Così alleniamo un po' i Pokémon, ragazzi, perfetto. Ok, Liliana, ragazzi, Liliana. Miltank. Bello Miltank. Un bel Pokémon, ragazzi. Molto difficile da battere. Non ci sto credendo. Ho trovato il tipo che era. No, non ci credo, ragazzi. Turbine. No. Non ci sto credendo, ragazzi. Non ci sto credendo quello che ho detto. Ridere.
Ok, quindi tocca abbattere l'ultimo e poi tocca abbattere Gola, penso. Perfetto, perfetto. La cassa sul mare. Vai, andiamo, andiamo, andiamo. Charmander, zio Pera. Mamma mia, Charmander. Beh, guarda, acciaio, Pidgeot. Ok. Shottato Charmander. Ariyama cambia, mettiamo Jolteon, ragazzi. Ops. L'ho shottato con un'azione, non pensavo. Beh, lasciamo Jolteon. Ma non pensavo di shottarlo con un'azione, ragazzi. Cioè, sinceramente, vabbè, sta meglio l'11. Di 16. Allora. Ok. Tuono shock. E addio, Sevaper. Perfetto. Ok. Ti do un regalo questo, raga. Bottiglia di gassosa. Non ci frega nulla, però ok. Ok, andiamo. Oh, ragazzi, questo qua è il cantiere del Capremo, quindi dovrebbe stare qui dentro, vero? Chi è lui? No, Timon. La merce Devon, però. Devi cercare il Capremo di consegnare 30 merce, eh? Quindi il Capremo è partito. Dove è andato? Allora, abbiamo parlato con il Timon. Ok, Timon, quello di prima, ragazzi. E ora il museo è accessibile. Perfetto. Si trova nel museo oceanografico. Ok, va benissimo. Quanto Team Rocket, raga, incredibile. Eccolo, 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 eccolo. 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 Il team idro deve rompere il cazzo, ragazzi. Nel vero senso della parola. Perfetto. E sconfiggiamo i fratelli. Utut. Ok, vai. Graffio. Ok, quasi ucciso, ragazzi. Sì. Ancora con un graffio e grande Parasecto. Perfetto. Addio Timidro. Proprio addio. E va bene. Va benissimo. Va benissimo, fratello. Raichu. Beh, bello Raichu, eh. Vai sempre graffio. Oh. Ok, penso che ora muore male, ragazzi. L'ho avvelenato, quindi. Fulmine. Io ero tipo drago, che ero? Non mi ricordo, ragazzi. Ok, il veleno effetto. Ok, ed è morto. Che bella per Raichu. Tanto Parasect. No, paralizzato. Sale di livello, però. Sanguisuga? Andiamo per paralizzamento, no. Paralizzante, vai. Sanguisuga è buono, ragazzi. Sanguisuga è buono. Vai, impara Sanguisuga, Parasect. Perfetto, il prossimo è Kindra, quindi io metterei Jolteon per livellarlo, ovviamente, ragazzi. Ok. Bello Kindra, ragazzi. Vai con Tuono Shock. Va benissimo. Ok, un altro tuono shock e penso che Kindra se ne va a dormire. Infatti, anche brutto colpo, attenzione. 621 XP, raga. Mamma mia. Fenomeni questi Pokémon. Ho la squadra già fortissima, secondo me. Ok. Eccolo, il capo. Attenzione. Team Idro e adoriamo il mare, io sono Ivan, il capo del Team Idro. Dobbiamo batterlo? Perché
perché parlando di sé è ancora troppo giovane per comprendere la nostra nobile causa. Userente ferire i nostri piani un'altra volta, la pagherai cara, non dimenticarlo. Ok, perfetto. Come ti chiami? Sì, mi hai già detto, sei Ricky 01, una situazione davvero tesa, ti ringrazio per l'aiuto. Ok. Ricky cede Merci Devon. Ops, non c'è tempo da perdere, dobbiamo partire più presto alla scoperta dei fondali marini. Ok. Perfetto, ragazzi. Mi ho messo in sesto la squadra. Ok, siamo usciti. Sono curioso, ci siamo già incontrati. Mi sono già presentato, io sono Scott. Ho appena visto quelli dei team dietro correre via. Non dirmi che li hai schiacciati tu. Forse questo allenatore. Penso proprio che diventeremo buoni amici noi due. Registriamo i nostri ok. Bella per Scott, ragazzi. Perfetto. Bella Scott, un bacione. Oh, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate like, condividete il video e commentate. E ci vediamo alla prossima. Ciao belli!